E ad affari in fiera il prossimo appuntamento che ha fissato l'amministrazione comunale direttamente con il mondo giovanile e i giovani in generale, ma ovviamente l'invito è aperto anche a tutti i cittadini. Alle 18 in calendario un programma specifico. Di che cosa si tratta? Sì, oggi Affari in Fiera, diciamo, è dedicato ai giovani e allo sport. Nel tardo pomeriggio alle 18, assieme a Paco Mengozzi, presentiamo le linee guida dei finanziamenti regionali di Giovani Sì legati ai tirocini formativi, all'avviamento professionale, al fare impresa, quindi a delle possibili occasioni anche economiche per i ragazzi della nostra città, del nostro territorio, per poter avviare un lavoro. Dopodiché passiamo alla parte, diciamo, un pochino più divertente. Dalle 21 in poi festeggeremo assieme ai calciatori dell'Arezzo, alla società d'Orgoglio Amaranto, questo ripescaggio che noi viviamo anche come una sorta di promozione. Poi sul campo stiamo andando davvero bene, quindi che sia anche un augurio di un gran campionato quello dell'Arezzo Calcio, che non è un interesse solo per i tifosi, ma credo per tutta la città. Avere l'Arezzo in Serie C significa presenze maggiori in città, significa presenze in televisione, quindi significa sicuramente anche una promozione della città di Arezzo. Ecco, facendo i dovuti scongiuri per il campionato dell'Arezzo, perché è importante la partecipazione oggi pomeriggio? Oggi pomeriggio è importante, soprattutto mi rivolgo ai più giovani, a chi ha meno di 30 anni, a chi ha finito gli studi e in un contesto come quello di oggi ha grossissime difficoltà a trovare lavoro. Mi rivolgo a loro perché le istituzioni, in questo caso la Regione Toscana in accordo con i comuni, ha investito e sta investendo per sostenere percorsi di ricerca del lavoro, di formazione utile alla ricerca del lavoro. Quindi troppo spesso nelle migliaia di comunicazioni che riceviamo via web perdiamo di vista alcune possibili occasioni. Oggi sarà possibile conoscere nel dettaglio quelle che sono appunto le opportunità che i giovani possono avere nell'ambito lavorativo e nell'ambito della formazione.